Ancora una volta bentornati e benvenuti all'ultima lezione di questo corso. In quest'ultima puntata continuiamo il discorso programmazione interattiva che abbiamo affrontato nella puntata precedente e vedremo un secondo esercizio esteso di programmazione interattiva in Haskell che ci porterà a realizzare un altro semplice giochino, se vogliamo chiamarlo così. Più precisamente implementeremo il cosiddetto gioco della vita, Game of Life. In realtà chiamarlo gioco è un po' fuorviante perché in effetti Game of Life è un gioco senza giocatori. Sarebbe quindi più corretto dire, come leggiamo in questa slide, che Game of Life è un famoso automa cellulare ideato nel 1970 dal matematico John Conway. Questo personaggio, John Conway, è principalmente conosciuto per i risultati che ha ottenuto in teoria dei gruppi. E Game of Life rappresenta, per così dire, un incidente di percorso, o meglio è una cosa che lui ha ideato e ovviamente ha studiato, ma che poi ha avuto un successo molto maggiore di quanto lui si sarebbe mai immaginato, così tanto che a un certo punto della sua carriera matematica, citando le sue stesse parole, ha quasi finito per odiarlo, perché ogni volta che si faceva il suo nome era in qualche modo collegato appunto a Game of Life. E lui, avendo insomma ben altri interessi accademici nella vita di tutti i giorni, era un po' irritato da questa cosa. Oggi purtroppo, in un certo senso, dovremmo fargli un torto anche noi, perché il nostro obiettivo è proprio quello di implementare Game of Life in Haskell. Come funziona quindi Game of Life, il gioco senza giocatori? Innanzitutto, come leggiamo, si gioca su una griglia con celle quadrate, quindi fatta così. In realtà si può andare da griglie molto piccole, come questa qui, a griglie infinitamente grandi, quindi non abbiamo restrizioni in questo senso. In secondo luogo, ogni cella che compone la nostra griglia ha esattamente 8 celle adiacenti. Ad esempio, se consideriamo questa cella blu, i suoi 8 vicini sono questi. Inoltre, per le griglie di dimensione finita, come quella che vediamo, spesso si assume che la griglia stessa si comporti come un livello di Pac-Man, per intenderci. Quindi ciò che esce da un lato rientra dal lato opposto. Per fare un esempio, i vicini di questa cella in alto a sinistra sarebbero, se andiamo in alto, il vicino è questo qua. Se andiamo in alto a destra, il vicino è questo qui. Se invece andiamo in alto a sinistra, facciamo il giro completo e finiamo pertanto qui. Guardando a sinistra della mia cella, considererei questa cella qui. E infine, guardando in basso a sinistra, finirei in questa cella qui. Ognuna di queste celle può essere alternativamente viva o morta. In questo caso io ho deciso di indicare le celle vive colorandole di blu, mentre le celle morte o le celle vuote, che dir si voglia, sono bianche. La stessa terminologia cella viva e cella morta è dovuta al fatto che, come dicevamo all'inizio, Game of Life è un automa cellulare. E quindi il suo obiettivo è quello di rappresentare, anche se ovviamente in forma molto semplificata, molto approssimata, l'evoluzione di una popolazione. Infatti, come possiamo leggere, data la configurazione attuale della griglia, la configurazione successiva è ottenuta applicando simultaneamente determinate regole. Quello che qui io ho chiamato configurazione della griglia spesso viene anche chiamata generazione, proprio per i motivi che dicevo prima. Quindi si passa da una generazione alla successiva secondo determinate regole. Quali sono queste regole? Lo leggiamo in questa slide. Sono essenzialmente due. La prima ci dice che ogni cella viva sopravvive nella generazione successiva solo se ha 2 o 3 celle vive adiacenti.
L'idea dietro a questa regola, dato che stiamo parlando di popolazioni, è che se si ha meno di due vicini, quindi o zero o un vicino vivo, si muore di isolamento. Al contrario, se si hanno più di tre celle vive adiacenti, si muore essenzialmente a causa della sovrappopolazione. La seconda regola ci dice invece che una cella morta con esattamente tre celle vive adiacenti, alla generazione successiva diventa una cella viva. E questo incarna l'idea che se ci sono tre vicini vivi, vi sarà anche una nascita. È chiaro che il Game of Life non vuole simulare la vita umana, o la vita di un qualche organismo reale. Come affermava lo stesso John Conway, infatti, queste regole sono nate un po' per tentativi, vedendo cioè quale set di regole garantiva al gioco delle proprietà interessanti di cui parleremo tra poco. Come dicevamo, applicando simultaneamente queste due semplici regole, passiamo da una generazione a quella successiva. Ad esempio, partendo dalla configurazione che vediamo qui, in uno step arriviamo a questa situazione. In due step arriviamo a questa, poi a questa e così via. Ci sono poi alcune configurazioni, alcuni pattern che sono particolarmente interessanti, come quello che stiamo vedendo proprio adesso. Infatti, se andiamo avanti con le generazioni, possiamo notare che questo pattern in particolare si sposta in diagonale. Ed è proprio da questa peculiare caratteristica che il pattern stesso prende il suo nome, ovvero glider, aliante. Dagli anni 70 fino ad oggi, visto l'enorme e inaspettato in un certo senso successo che Game of Life ha avuto, oltre al glider sono stati scoperti davvero una marea di pattern molto interessanti. Qua ne vediamo giusto un esempio, il cosiddetto glider gun, che come potete vedere genera continuamente nuovi glider sparandoli, per così dire, verso l'infinito e oltre. La cosa però davvero affascinante di Game of Life è quella che ho riportato in questa slide. Ovvero, Game of Life è interessante dal punto di vista teorico perché può calcolare tutte le funzioni calcolabili. Cosa significa questo a grandi linee? Significa che tutte le funzioni, tutti i calcoli che potremmo far fare a un computer, per esempio, tramite un'opportuna codifica possiamo farle calcolare anche a Game of Life. In altre parole, tutto ciò che possiamo ottenere con un computer teoricamente lo possiamo ottenere anche con Game of Life. A questo punto qualcuno di voi starà pensando, ma poiché fra tutte le cose che possiamo far fare a un computer c'è anche una simulazione di Game of Life, questo vuol dire che lo stesso Game of Life è in grado di giocare a Game of Life? E la risposta è sì. A tal proposito vorrei farvi vedere un breve video che potete trovare tranquillamente su YouTube cercando Life in Life, che è questo qua. Vi consiglio di prestare attenzione a questo pattern iniziale.
avete potuto vedere, uno dei tanti appassionati di Game of Life ha ricreato Life in Life. Vi consiglio, se la cosa vi ha interessato, di vedere anche i video in cui John Conway stesso spiega come è arrivato alla creazione di Game of Life. Neanche a farlo apposta, nei correlati abbiamo uno di questi video. In realtà c'è tutta una playlist di video su Conway che vi consiglio caldamente. Personalmente il mio preferito è questo qua, dove parla sia di Life sia della sua carriera in generale. Direi che siamo finalmente pronti per passare all'implementazione di Game of Life in Haskell. Prima di passare al codice vero e proprio, però, vediamo un esempio di esecuzione così capiamo cosa vogliamo ottenere. Il mio programma lo richiamo con life e poi bisogna specificare la configurazione iniziale. Per comodità io ne ho già definita una chiamandola glider, che appunto corrisponde a un aliante. Avviamo ed ecco che... Aspetta, facciamola un po' più piccola. Così la mettiamo in centro. Eccola qua. Questa è la nostra implementazione di Life in Haskell. Un po' rudimentale, non c'è dubbio, la griglia non è di sicuro a celle quadrate, ma pazienza, questo è quello che possiamo ottenere su un terminale. Una cosa che ci tengo a farvi notare è la ciclicità, diciamo, della griglia. Ovvero quando il glider scompare da un lato della griglia, ricompare dal lato opposto. Ok, vediamo di implementare il tutto in Haskell. Come al solito, le prime direttive sono direttive import. Questa l'abbiamo già vista nella puntata precedente, è quella che ci permette di importare il tipo io. Il secondo import ci serve invece per una funzione che vediamo più avanti. La prima cosa che facciamo dopo gli import è definire due sinonimi per tipi già esistenti. Nel primo caso diciamo che il tipo coppia di interi può essere indicato anche con pos, che sta per position. Infatti useremo coppie di interi per identificare le varie celle della griglia. Dato che ci sono, vi faccio vedere le convenzioni che utilizzeremo per specificare le posizioni nella nostra griglia, nella nostra matrice. Abbiamo detto che la posizione è indicata da una coppia di interi. Il primo componente specificherà la riga a partire da 0, quindi questa è la riga 0. E infatti vediamo che la prima componente di ciascuna coppia in questa riga è appunto 0. Poi abbiamo la riga 1, la riga 2 e così via. Discorso simile per il secondo componente della coppia, che invece indica il numero della colonna, partendo sempre da 0 e proseguendo da sinistra verso destra. Quindi questa è la colonna 0, questa è la colonna 1, la colonna 2, la colonna 3 e via dicendo. Per lo stesso motivo diciamo che il tipo griglia è semplicemente un sinonimo per il tipo lista di posizioni, ovvero lista di coppie di interi. Per non dover rappresentare tutta la griglia, anche le posizioni che sono vuote, che spesso sono anche la maggioranza e quindi sprecherebbero solo spazio, la configurazione attuale della griglia sarà data da una lista di posizioni in cui ogni posizione indica una cella viva. Qua possiamo vedere l'esempio che ho fatto prima per avviare l'esecuzione. Come potete vedere l'ho chiamata glider e ho specificato solo le posizioni delle celle vive. Infine, le ultime due definizioni servono rispettivamente a fissare larghezza e altezza della griglia. Io in questo caso, per ragioni di efficienza, ho impostato sia larghezza che altezza pari a 10. Ma voi ovviamente potete modificare questi valori e inserire quelli che più vi aggradano.
Il primo gruppo di funzioni che vediamo è relativo alla visualizzazione della griglia su terminale. Partiamo dalla funzione drawBoard, che, presa la configurazione attuale della griglia, la stamperà sul terminale, appunto. Ignoriamo per il momento la definizione e concentriamoci sulla clausola where. Allora, giusto per darvi un'idea, hbar e VBAR serviranno unicamente per disegnare i bordi della griglia, i contorni della griglia. Il vero succo della funzione lo troviamo invece in questa linea, in cui facciamo map di questa funzione showRow che adesso vediamo insieme, parzialmente applicato a B, la board che dobbiamo stampare. Pertanto mappiamo questa funzione su tutti gli elementi generati grazie a questa list comprehension. Quali sono gli elementi di questa lista? Sono semplicemente tutti gli indici per le righe della nostra griglia. Quindi questi indici andranno da 0, corrispondente alla prima riga della nostra griglia, fino all'altezza della griglia meno 1. Concentriamoci quindi sulla funzione showRow, il cui compito è convertire una singola riga della nostra griglia in una stringa, così da poterla poi stampare. In input prendiamo tutta la griglia e l'intero che corrisponde alla riga a cui siamo interessati, di cui vogliamo restituire la corrispondente stringa, e facciamo le seguenti operazioni. Innanzitutto, nella clausola where filtriamo, partendo dalla nostra board che contiene tutte le celle vive della griglia. Filtriamo, dicevo, solo quelle celle che appartengono effettivamente alla riga a cui siamo interessati, alla riga che abbiamo specificato in input. Facciamo questo tramite una semplice funzione lambda che si assicura che il primo componente della coppia, ovvero il componente relativo alla riga della cella, sia uguale all'indice riga specificato in input, quindi uguale a i. In questo modo qui abbiamo ottenuto non più tutta la griglia, bensì solo le celle che appartengono alla riga a cui siamo interessati. A questo punto dobbiamo generare la stringa che corrisponde alla riga. Lo facciamo con una list comprehension in cui il generatore scorre tutti gli indici colonna a partire da 0 fino alla larghezza della griglia meno 1. Per ciascuno di questi indici colonna ci chiediamo se la cella in posizione ij, dove i è fissato perché è passato in input, e j invece lo stiamo scorrendo con questo generatore, ci chiediamo, dicevo, se questa posizione corrisponde a una cella viva nella riga. Per fare questo ci serviamo della funzione isAlive, che è una funzione che non abbiamo ancora visto, la vedremo tra poco. In pratica, isAlive si comporta come lem, controllando se in questa lista compare questa coppia. Poiché, ricordiamo, questa lista contiene tutte le posizioni vive nella riga che stiamo attualmente considerando, quello che facciamo è dire: se la cella attuale è viva, allora inserisci nella stringa risultante questo carattere per indicare che la cella è viva. In caso contrario, inserisci il carattere spazio vuoto per indicare che la cella è morta. Mappando questa funzione su tutti gli indici della griglia, otteniamo pertanto una lista di stringhe in cui ciascuna stringa rappresenta la versione stampata, diciamo, di una riga, di una singola riga della griglia. Sfruttando poi la funzione enclose, che abbiamo definito nella clausola where perché ci serve solo all'interno di questa funzione, racchiudiamo ciascuna delle nostre stringhe tra questi delimitatori, che formeranno quindi i bordi verticali della griglia. Non ci rimane che dare la formattazione finale alle nostre stringhe e poi stamparle. E lo facciamo con questa funzione, ottenuta per concatenazione di funzioni più piccole. Il primo passo è racchiudere tutta la nostra griglia fra due delimitatori fatti così. Questo intuitivamente aggiunge il bordo superiore e il bordo inferiore della griglia.
Il secondo passo è inserire una stringa che contiene un carattere di new line tra ciascuna delle nostre righe, ovvero tra ciascuna delle nostre stringhe. Poi passiamo da una lista di stringhe a una stringa singola, appiattendo quindi la lista di stringhe, e questo lo possiamo fare con la funzione concat. E infine stampiamo su terminale la stringa così ottenuta. Probabilmente qualcuno di voi avrà già notato che la definizione di interleave non è completa, perché qui io ho specificato il tipo, ma non ne ho dato la definizione. E questo perché lo voglio proporre a voi come esercizio, giusto per rendere la lezione un po' più interattiva. Come leggiamo qui, interleave, dato un elemento e una lista, deve inserire questo elemento alternandolo agli elementi della lista. Pertanto è una funzione che prende un elemento di tipo A, prende una lista di A e ci restituisce una nuova lista di A. Questa funzione è abbastanza semplice da definire ricorsivamente perché interleave di un elemento X nella lista vuota, non essendoci elementi nella lista vuota, non possiamo alternare X, dobbiamo semplicemente restituire la lista vuota. Stesso discorso per la lista che contiene un unico elemento, perché se la lista ha questa forma, di fatto ho già finito. Nel caso della lista con più di un elemento, invece, devo fare così. Allora, considero la testa della lista, y, e dico che la lista risultante è ottenuta mettendo prima y, poi x, perché dobbiamo alternare, e poi chiamando ricorsivamente interleave x sulla coda. L'ultima funzione che ha a che fare con la visualizzazione a schermo della griglia è questa qua, clear screen. Senza scendere troppo nei dettagli implementativi, il compito di questa funzione è ripulire lo schermo tra una stampa della griglia e la successiva. Ecco, passiamo ora alle funzioni che governano la logica vera e propria del gioco. La prima che vediamo l'abbiamo già incontrata prima, isAlive, che presa in input una griglia e una posizione, ci restituisce true se quella posizione corrisponde a una cella viva nella griglia. Poiché abbiamo detto che rappresentiamo una griglia come lista di celle vive, basta controllare se la posizione fornita in input è un elemento della griglia, anche questa fornita in input. La funzione isEmpty fa l'esatto opposto, ovvero ci dice se una data cella è morta, e quindi basta negare il risultato di isAlive. Passiamo alla funzione neighbors, che data una posizione ci restituisce la lista di posizioni corrispondenti alle celle che sono vicine alla cella specificata. Pertanto, se la cella specificata ha posizione XY, i suoi vicini saranno rispettivamente X-1, Y-1, che vediamo corrisponde al vicino in alto a sinistra, X e Y-1 che corrisponde al vicino a destra, x più 1, y meno 1 che corrisponde al vicino in basso a sinistra e così via. L'unica accortezza necessaria, dato che la griglia deve essere ciclica, diciamo, è applicare la funzione wrap alla lista di posizioni adiacenti. La funzione wrap, sfruttando la funzione modulo, si assicura appunto che ci sia questo effetto teletrasporto, diciamo, da un lato della griglia a quello opposto. I dettagli li lascio a voi se siete interessati. La funzione successiva serve invece per calcolare il numero di vicini vivi di una data cella. Questa è una definizione point free perché vediamo che prendiamo solo il primo argomento, che è b, e poi la funzione è definita come una semplice composizione di funzioni senza specificare la cella, la posizione a cui verrà effettivamente applicata. Questa
In ordine, questa funzione farà le seguenti operazioni. Calcolerà tutte le posizioni adiacenti alla posizione presa in input. Poi filtrerà solo le posizioni corrispondenti a celle vive nella board presa in input, questa qua, e infine calcolerà la lunghezza, della lista ottenuta. In questo modo restituirà il numero di celle adiacenti a quella passata in input, che sono vive. Per l'appunto il numero di vicini vivi. Siamo così arrivati al cuore del programma perché le prossime due funzioni, ovvero Survivors e Birds, implementano di fatto le due regole che governano Game of Life. La prima, Survivors, data la configurazione attuale, la griglia attuale, restituisce la lista di posizioni corrispondenti alle celle che sopravviveranno nella generazione successiva. Per fare questo si ricorre a una list comprehension in cui si scorrono tutte le posizioni della board presa in input, che vi ricordo contiene tutte e sole le posizioni corrispondenti a delle celle vive. E quindi quando è che una cella che è già viva sopravvive nella generazione successiva? La regola ci dice quando il numero di vicini vivi è pari a 2 o a 3. E qui facciamo esattamente questo. Calcoliamo il numero di vicini vivi per P, che è la posizione che stiamo considerando attualmente, e vediamo se il numero risultante è contenuto nella lista 2-3. Quindi di fatto controlliamo se è uguale a 2 o uguale a 3. Nel caso in cui questa guardia risulti soddisfatta, allora la nostra cella sopravviverà all'iterazione successiva e quindi aggiungiamo la posizione, alla nostra lista di sopravvissuti. La funzione che governa le nascite è invece un pochino più complicata. Innanzitutto direi che è doveroso fare una piccola precisazione riguardante questa sintassi. Noi infatti non l'abbiamo mai usata, ma in una list comprehension si possono specificare più guardie separate da una virgola. In effetti, per ottenere una singola guardia sarebbe bastato rimpiazzare la virgola con un operatore AND. Sappiate però che esiste anche questa notazione alternativa. Detto questo, soffermiamoci sul generatore della list comprehension. Come vediamo, la prima cosa che si fa è applicare questa funzione composta a B, ovvero la board presa in input. Questo ci dice fin da subito che ci dobbiamo soffermare sulle celle vive della griglia, perché solo i vicini di una cella viva possono dare origine a una nuova cella viva. Per questa ragione noi chiediamo tutti i vicini delle celle vive nella griglia attuale. In questo modo otteniamo una lista di liste di posizioni, che poi dobbiamo appiattire sfruttando la funzione concat per ottenere una semplice lista di posizioni. Infine, per evitare ripetizioni delle stesse posizioni, applichiamo ancora la funzione removeDuplicates, il cui compito è per l'appunto rimuovere eventuali elementi duplicati da una lista. Il risultato complessivo comprende quindi tutte le posizioni candidate per una potenziale nascita. Dobbiamo filtrare con delle guardie quelle che sono attualmente vuote e che inoltre hanno un numero di vicini vivi esattamente pari a 3, come ci dice la regola. Anche qui ho lasciato una definizione in sospeso, ovvero quella di remove duplicates, che adesso vediamo brevemente assieme. Abbiamo detto che remove duplicates deve rimuovere gli elementi duplicati di una lista. Facciamo un veloce esempio. Se in input prendiamo la lista 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 5, la lista risultante dovrà essere 1, 2, 3, 4, 5. Usiamo come di consueto una definizione ricorsiva. Manco a dirlo, il caso base tratta la lista vuota, perché da una lista vuota non dobbiamo rimuovere proprio niente. Se invece la lista non è vuota,
quindi siamo in questa situazione. Innanzitutto prendiamo x, che sarà la prima occorrenza in assoluto di un qualche elemento. Poi, per assicurarci che nella coda della lista non ci siano più occorrenze di x, facciamo filter diverso da x, appunto dalla coda. E ricorsivamente al risultato di questa operazione applichiamo remove duplicates. In questo modo la chiamata ricorsiva avrà a che fare con una lista in cui eventuali occorrenze ripetute di x saranno già state rimosse. Siamo davvero arrivati alla fine perché la penultima funzione che vediamo è quella che passa da una generazione a quella successiva, quindi prende una board e ci restituisce una board. Chiaramente, per ottenere la generazione successiva dobbiamo concatenare i sopravvissuti ai nuovi nati. In questo modo otterremo tutte e sole le posizioni vive, nella nuova generazione. Infine, il ciclo principale di gioco è davvero banale perché tutto quello che facciamo è pulire lo schermo, stampare la griglia attuale, aspettare qualche secondo perché altrimenti il gioco procederebbe troppo in fretta, calcolare la generazione successiva e proseguire ricorsivamente con questo ciclo all'infinito. Anche in questo caso vi faccio notare che le funzioni che gestiscono l'interazione con l'utente, in questo caso l'aggiornamento continuo dello schermo, sono tenute ben distinte dalle funzioni pure, ovvero quelle che governano invece la logica del gioco. Per concludere, vi ricordo ancora una volta il testo a cui mi sono ispirato per organizzare tutte le lezioni di questo corso, ovvero Programming in Haskell di Graham Hutton, che vi raccomando fortemente sia che vogliate approfondire gli argomenti che abbiamo trattato nel corso delle varie lezioni, sia che vogliate proseguire lo studio per conto vostro. Tra l'altro, se cercate in rete e vi recate sulla pagina ufficiale, diciamo, del libro, Graham Hutton ha reso disponibile i file sorgente di molti esempi citati nel libro, tra cui trovate anche sia il gioco dell'impiccato, sia l'implementazione di Game of Life che abbiamo visto oggi. Il codice non sarà proprio identico perché io ho apportato alcune modifiche in base alle necessità didattiche, però la struttura di base è per grandissima parte la stessa. Siamo così davvero arrivati alla fine di questo nostro corso. Non mi rimane pertanto che ringraziarvi moltissimo per l'attenzione e la pazienza che mi avete dedicato e augurarvi un buon proseguimento di studi, possibilmente studi correlati con la programmazione funzionale. Grazie.